Piero Buchi, basterebbe dire un colpaccio a Venezia. Beh, direi una bella partita, soprattutto di buona personalità da parte dei ragazzi che dopo un primo tempo un po' su e giù sono riusciti invece a fare una partita molto più attenta e concreta in difesa. Li abbiamo limitati molto e sono tanti due punti finali, ma la squadra aveva tenuto loro a 72 finché contava. Quindi devo dire che la squadra è stata molto brava, è stata molto attenta, abbiamo fatto un secondo tempo di personalità e ci ha permesso di portare a casa una partita difficile su un campo complicato, quindi siamo contenti anche perché Venezia è stata dichiaratamente costruita per ambire quantomeno a sperare di entrare tra le prime quattro in Italia, quindi ovviamente è un campo complicato, sono ben felice di questo. Il contributo di tutti, una grande James in alcuni momenti del match, ma una tripla di Lewis, il vituperato Lewis, che forse ha detto la parola fine su questo match. Sì, molto importante, un tiro decisivo, sono contento perché veniva dallo 0 su 9 della domenica scorsa, da 0 su 5, 0 su 6 di fatto prima, alla fine è riuscito effettivamente a dare un contributo importante con quella bomba e difensivamente comunque ha fatto una buona gara. Quindi sono contento che tutti quanti abbiano potuto dare un contributo, anche Snera ha fatto un paio di canestri, ha fatto un paio di cose importanti nel secondo tempo. Direi che la squadra è stata molto brava nella stare unita nei momenti difficili ed è stata lì che abbiamo vinto la gara. Quando sembrava che dovessero scappare siamo riusciti invece a riprendere e andare sopra. 6 punti in classifica, ma la parola d'ordine resta piedi per terra. Ma sì, anche perché adesso basta che ne perdi uno in caso, che ne vinci una fuori, che ti trovi in alto nella classifica. È chiaro che abbiamo segnali confortanti, questo sì, ci fa ben sperare, siamo contenti, siamo ovviamente felici della situazione, però insomma il cammino è ancora lungo, però intanto 3 passi nella classifica li abbiamo fatti.